Ehi, la ciurma! Io sono Mazzi Test e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con una breve esplorazione di quello che ci circonda qui intorno. Allora, questo però è di un... Cos'è di qualcuno? Questo sistema qua? Molto carino. Ci sono i Minya, ma noi possiamo colonizzare se ci sono degli animali. Forse no. Forse no. Forse no. Allora, vediamo se ci sono. Ecco, qua ci sono un po' di. Quello è colonizzato ovviamente. Perché vagare alla cieca quando puoi venire a acquistare qualcosa? Ma io vengo a salutarti anche con piacere. Ah, un monopianeta blu. Dovrei avere dei dati su di te da qualche parte. Ci siamo già visti, vero? Non dimenticherai mai un'astronave così curiosa. Vabbè, ciao, sono rimosso, vengo in pace. Ok. Grandi spese, vediamo se siete pronti a spendere anche voi. Sì, la viola a 58.000, alla grande. Alla grande, io ti vendo tutto quello che ho di viola. Anche perché ho bisogno di un po' di investimenti. Vendi. La rosa 20k è un po' bassa e la verde 13k è un po' bassa. Però la viola, credo, ci siamo fatti un qualche milioncino, così. E ci sta. Allora, blu, viola. Ci sta. Questo mi piace come sistema. Mi piace come sistema. Non è né troppo vicino né troppo lontano. In più vicino al wormhole se dovessimo tornare indietro. Vediamo un attimo quelli che sono qui intorno. Questo cosa dicono? Quelli non mi piacciono molto. Mi sembrano un po' aggressivelli, eh. Qua c'è rosa, verde, blu. Blu. Potrebbe essere un secondo sistema da colonizzare, potrei anche colonizzare tutti e due insieme, tanto i soldi ne abbiamo, verde e blu. Davvero un po' di varietà, perché questo abbiamo detto che è viola e blu, questo ha rosa, verde, blu, che è una discreta. Qua, da qua ci hanno parlato, vero? Sì, andiamo a salutarli un attimo. Ciao, Bellissimi. No, Bellissimi mica tanto. Sono di mozzo, vengo in pace. Non mi vogliono molto bene, sai? Però, ciao, Cive. Noi siamo in guerra con i Grox, non te lo dimenticare. Qua che cosa c'è invece? Cos'è questo sistema qua? Vediamo un attimo se può essere interessante questa qua. Quella è rosa e viola. Erosola? Al viola non ce l'ho neanche più, ma a me sembra rosa, sai? Ah, guardiamo un attimo da più lontano. Allora, questo sì, ha due rose e un blu. E questo qua che ha viola e blu. Allora andiamo a colonizzare quello, sì. Senza troppi indugi, perché abbiamo già indugiato a lungo. Sì, vabbè. Buffo stili stanno saccheggiando Mariprem. E vabbè, Tarangi, Mariprem. Non so cosa dirti, cioè, fino a un certo punto posso aiutare. Adesso sto pensando ai Grox e quindi. Allora, innanzitutto pensiamo a migliorare qua la situa. Allora, qua abbiamo bisogno di aumentare la densità e diminuire la temperatura. Quindi, così. Aspiranuvole freddo. Ce la si fa, dai, almeno fare un T1? Ok, andiamo a posizionare giù un attimo delle piante. Allora, pianta piccola. E la riprendiamo. Pianta media. E la riprendiamo. Pianta grande. E ne prendiamo due perché lol. Allora, è già entrato in T2, porca di una miseria. Aspetta che dobbiamo mettere. Allora, un erbivoro.
messo l'ordine prima del... No! Ho perso un mozzo. Dove è andato? È morto? Credo sì. Mi manca un altro erbivoro, però. Prima di mettere l'onnivoro qua, perché sennò... Ok, uno è andato, adesso andiamo di nuovo con pianta piccola. No, pianta piccola no. Pianta grande ci sta. E pianta media. Poi dobbiamo andare di erbivoro. Ecco. Uno è andato. Un cicci. E un periculus. Ottimo. E così dovrebbe essersi stabilizzato su quello. Allora, vorrei un attimo però... riportare la situazione sul... raggio refrigerante. Non ho più energia, speriamo che ce la faccia ad entrare in... in T3, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Forse no. Ma tanto mi manca una pianta media o vedo male? Eh sì, mi manca una pianta media. Non ce la faccio, devo per forza sistemare prima una colonia. Andiamo a sistemare una colonia da qualche parte, tipo qua. Così almeno ci pigliamo il pianeta, ricarichiamo così non dobbiamo pagare magari troppo. Ciao bellissimi. Allora, vorrei parlare un attimo con il promozzo. Ciao. Ricarichiamoci. Raggio refrigerante. Ecco, vai così. Aspetta che se ci manca una pianta abbiamo fatto la cavolata, eh. Dobbiamo andare a tornare in fretta. È perché questo è entrato in T3, ma a noi manca la pianta media. Allora, andiamo un attimo da questi a rubarla. Loro dovrebbero... No, 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 non qua. Qua. Dai, viola. Allora, andiamo qua, sono dei T3, quindi dovremmo riuscire a prendere una pianta media. Ma anche due, magari. Oddio, stanno attaccando Mirillo. Porca miseria. Questa è una pianta media? Sì. Dammi un'altra di queste piante medie. Mirillo, Cribbio, è un po' nei casini perché dobbiamo muoverci qua a sistemare prima questo pianeta prima che ritorni T2. Tenete duro Mirillo, non so cosa dirvi. Pianta piccola. Porca miseria, è ritornato là.
È finito il problema su Mirillo, ma temo che... Ah, ma quella me l'ha presa comunque. Pianta media ci sta. E pianta grande. Ok, adesso andiamo a piazzare gli animali in fretta prima che precipiti di nuovo a T2. Sperando che Mirillo non sia nei guai grossi intanto. Teoricamente abbiamo delle buonissime difese, quindi non dovrebbero avere dei problemi particolari. Però non si sa mai, perché i Grox sono sempre i Grox, quindi non ci si può andare troppo alla leggera. Allora, io sistemerei un'altra colonia qua. Un'ultra torretta poi magari per difendere, ma quando me la fa posizionare ancora? Ah, adesso posso posizionarla. Andiamo a posizionare magari un'altra torretta qua. Ok, quella là va in difesa del pianeta. Ottima questione. Si sta colorando un po' di scuro però questo pianeta. Non mi piace così tutto arancione. Era più bello quando era bello verde. Perché tende un po' al caldo e quindi non sta proprio fisso bene come uno lo vorrebbe. Allora, adesso andiamo a piazzare tutte le varie questioni. Così. No, progetto, perché clicco sempre sulla parte sbagliata, ma sta roba è odiosissima. Cioè, tu dammi per i miei pianeti le stesse cose. Vai con questa, vai con chi se ne frega. E chi se ne frega. Santa's New World, metti quello, me ne frega un Kaiser. L'importante è che mi dai sta roba che possiamo piazzare. E possiamo toglierci dai problemi con i Grox. Allora, intrattenimento qua. Aspetta un attimo, così. Poi abbiamo bisogno di fabbrica qua, fabbrica qua, fabbrica qua e fabbrica qua. Intrattenimento qua. E le altre dovrebbero essere tutte case. Casa, 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 casa e casa. Ok, ottimo. Passiamo alla colonia successiva. Qui. Più 0 all'ora, ovvio, perché non ci abbiamo ancora messo niente. Allora, andiamo qui. Con, allora. Erano fabbrica, 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 fabbrica. Intrattenimento. No, intrattenimento, aspetta. Intrattenimento e tutto il resto case. Poi torrette. E abbiamo sistemato così anche quest'altro insediamento. Ok. Ultimo qui. Allora, uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed è andata. Allora, adesso sarebbe interessante andare più che altro a comprare dei depositi di spezie per avere una spezia, per avere fino a 30 di spezie viola qua. E
Magari colonizzare anche questo T1 qua. Blu. No, ma prima che ti colonizzare questo T1 vorrei colonizzare quest'altro sistema qua che è molto interessante. Magari andiamo da un verde. Quello con la rotta verde che sono più facili da terraformare. Tipo questo qua. È sempre un T0, ma. Allora. Qua dobbiamo semplicemente abbassare la pressione atmosferica. Ma c'è terra qua dove possiamo mettere la roba? Ah, ok, sì. Vai, 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 prima che magari mi finisca l'energia. Vai che voglio potermi muovere, magari. Però piccola. Media. Grande. Erbivo. No. Erbivo. Onnivoro. È entrato nel T2, ma adesso non ci interessa. Vorrei solo comprare rapidamente una colonia da piazzare qua. Va bene, anche dal primo impero qua intorno, questo ce le vende le colonie, forse le vendeva anche, eh. Allora, ciao. Colonie le vendi a quanto? 97.000 ci sta, dammi tutti e due. Ciao. Allora, andiamo qua. E andiamo a piazzare un Incredikit Colonia. Qua. C'è un mostro enorme là. Lol. Ok, vabbè, per ora non producete un Kaiser, lo so, ma ci pensiamo tra un attimo. Almeno abbiamo un sistema in più. E allora, adesso vorrei tornare un attimo indietro. Questo è anche carino, eh. Però non troppo. Allora, torniamo qua nel wormhole. E andiamo a casa. Cioè, lascia stare. Tra l'altro non ho capito come mai non faceva dei i braccetti colorati là su quelli che avevamo là sotto, che abbiamo preso là sotto come sistema. Allora, abbiamo venduto la viola, quindi dovrei direi di andare a prendere dell'altra viola qua nei dintorni. Ciao. Ok, volete comprare quello? No, infatti. Di cosa abbiamo bisogno? Di colonie. Ma qua ce le vendono un fracco di soldi, quindi non conviene. Forse c'erano i mech che le vendono poco. Tipo anche loro 97.000 o qualcosa, no, eh? Colonie? No, non le vendono proprio. Non ricordo chi le vendesse poco. Mi dimentico sempre queste cose che sono fondamentali, poi. Vabbè, male che vada andiamo a comprarle. No, dov'è la viola? Questa? Sì. Mirillo non è caduto comunque, vero? Avrei bisogno di capire dov'è Mirillo. Mirillo mi pare che sia uno di quelli qua sotto che produce spezie. Se non ricordo male, aspettate un attimo. Ah, Mirillo è questo qua verde. Ok, c'è anche respiro riempito di spezie verde, di cui avevamo ancora un po' di mancanza. Voglio solo capire come sta, come difese, se hanno distrutto tutto o che cosa. Ok,
No, questo è a posto. Gli edifici però si stavano riparando, ho visto. Sì. Hanno fatto dei discreti danni comunque. Qui tutto a posto. E qui tutto a posto, ottimo, si sono difesi alla grande. Si sono difesi alla grande, sono orgoglioso di voi ragazzi. Sono proprio orgoglioso di voi. Ma quei quattro dispensi potresti anche darmeli. Commercio. Acquisto, grazie. Allora, l'altra di spezia verde è qua, Bataclan, che andiamo subito a prendere, a prelevare. Ok, ah no, cos'è che volevamo prendere? Volevamo prendere i... lo spazio per le spezie. LOL. Poi un gioco di parole molto brutto, però... Allora, com'è che si chiama il deposito di spezia mega grande? Questo. 500k però è una buona spesa. No, non volevo fare acquisto, volevo fare nulla. Vabbè. Uno è andato, ma vorrei vedere se qualcuno mi vende lo spazio, il deposito per le spezie, scusate, a un prezzo un pochettino più basso, ecco. No, mi pare che però l'avessimo trovato solo da noi, effettivamente. Uno l'ho preso, adesso andiamo a prendere solo la spezia viola. Dov'è che la tengo qua? Melilla, già. Resto della spezia viola. Ok. Facciamo un salto nel wormhole per vedere se ci sono di là qualcuno che ci vende depositi per la spezia. Questo intanto lo usiamo sul sistema con la viola. Quello che abbiamo comprato per sbaglio. E poi vediamo un attimo dove andare a acquistare il resto delle cose, ecco. Allora, andiamo qua verso il nostro sistema. Ok. Ah, adesso c'è il trattino marroncino. Ha già prodotto 15 di spezie, ottimo. Ma come Dekiliopo? Porca d'una miseria. Arriviamo, Dekiliopo. Allora, io qua volevo spiazzare il deposito di spezie. Mettilo qua che sia un pochettino più difeso. Ok, ottimo. Perfetto, qua ci siamo. Voglio vedere se per caso me lo vendono qua l'impero commerciante qua. Deposito di spezie. E ricordiamoci di Dekiliopo che dobbiamo andare a controllare. Saluti, vendete per caso i depositi di spezie? Sì, alla metà. Allora, diciamo che... Ma sì, ne prendo 5, dai, ci sta, eh. Guardate che vogliono di nuovo la viola a tutta sta cifra qua. Ma io ti vendo di nuovo tutta quella che ho, scusa. Precipiterà il commercio probabilmente della viola, ma... Cioè, ragazzi. Allora, torniamo un attimo indietro con sto... ma non possiamo tornare indietro tutte le volte. Andiamo a controllare poi più tardi. Perché sennò è un casino. Allora, torniamo qua, ecco. Al nostro pianeta colonizzato. Andiamo qua dove c'è la colonia. Allora andiamo con gli strumenti planetari. Ah no, T2 c'è. Dobbiamo andare a depositare un po' di piante. Di piante varie. Allora, pianta piccola. E la riprendiamo. Pianta grande. Pianta media. Ok, adesso è T2 stabile. Animali, 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 erbivoro. Ci sta. Altro erbivoro. Fa impressione quell'animale gigante là. E onnivoro pericolo.
sei stato depredato dai pirati. Hanno rubato alcuni degli esemplari provenienti dal... Ah, allora erano dei pirati, non erano dei... Non erano dei... Dei Grox. Ma io direi che a questo punto posso finirlo anche per conto mio, la terraformazione di questo pianeta. E probabilmente farò anche quello rosa accanto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.